Questa mattina il decreto scuola è legge. Azzolina, ora linee guida per settembre. Io ogni volta che lo rileggo piango. Cioè, ma vi rendete conto che a settembre i bambini dai 6 anni in su rientreranno a scuola con i banchi distanziati, il plexiglass, le mascherine. Ma di cosa stiamo parlando? Il Covid non c'è più. Perché? Perché tutto questo? Ma tu sei felice? A te va bene? Sei d'accordo su queste cose? Sei d'accordo sul fatto che 245 persone questa mattina hanno deciso per te? Contro i 122 oppositori che insistevano per non far sì che queste linee guida andassero a legge. Il decreto è diventato legge, ti rendi conto? Non si torna indietro da questa cosa. Nonna, mamma che tu sia, nonno, papà che tu sia, o che diventerai padre o madre. Ma cazzarola, ma ti rendi conto di quello che stiamo facendo, di stanno facendo i nostri bambini? Che stanno facendo tutti i bambini? Addirittura c'è scritto su questo articolo che chi ha problemi respiratori, anziché la mascherina, dovrà mettere la visiera. Cioè, oltre al plexiglass, dentro cui li stiamo infilando, anche davanti al viso. Cioè, gli insacchettiamo la faccia. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè io all'asilo nido, io che sono educatrice, all'asilo nido ho ricevuto il protocollo, per le linee guida di settembre. I guanti, devo indossare i guanti tutto il giorno, devo indossare la mascherina tutto il giorno, la visiera tutto il giorno. Io che con questo e con il contatto fisico comunico con i bambini, come faccio? Come faccio io? Come fanno loro? Come faccio a progettare un inserimento senza fargli portare da casa magari l'oggetto transizionale, senza poterlo rassicurare con il corpo, con il fisico? Come faccio? Come faccio con una mascherina? Come faccio a rassicurarlo se questo bambino piange perché vuole tornare a casa dalla mamma, dopo che ha passato mesi accanto a lei? Ma svegliatevi ragazzi, svegliatevi, ci stanno rinchiudendo, stanno facendo leggi senza di noi. Veramente, cioè queste cose non le abbiamo decise noi, non le abbiamo decise noi. Ci dobbiamo ribellare ragazzi se vogliamo veramente uscire da sta storia. Il Covid non c'è più, lo hanno detto medici a cui bisognerebbe veramente ascoltare perché non dipendono da nessuno. Perché dovremmo avere paura di un ritorno in autunno di questo Covid? Sentiamo perché. Perché se nessuno ormai più ce l'ha? Se addirittura è stata scoperta la cura al plasma, perché? Come possiamo accettare una cosa del genere? Io ho una figlia di 7 mesi che deve farmi l'inserimento a settembre. Ho una figlia di 3 mesi, di 3 anni e mezzo. Come fai ad andare alla materna? È ingestibile, è ingestibile. Non funziona così, non funziona. E non dobbiamo essere noi a modellarci intorno a questa cosa. No, dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo fare un passo indietro. Stop, fermi, fermiamoci, perché stanno dicendo un sacco di frottole. Fatevi due domande, per favore, chiedetevi, ma perché? Perché arrivare a questo punto? Perché? Andate a documentarvi, basta televisione, per favore, basta. Perché poi noi dovremmo essere diversi dalle altre regioni? O dagli altri stati? Perché il Covid qua in Lombardia e in Italia fa più male che in altri paesi dove la mascherina non è più obbligatoria e dove questo distanziamento non c'è?
Spiegatemelo. Se sapete darmi queste risposte, veramente spiegatemelo. Perché questo Covid sta attaccando determinati paesi? Rispondetemi, per favore.